ci troviamo in compagnia di Manuel Finotti. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie, grazie mille per l'invito. Grazie a te. Io inaugurerei, partirei parlando del tuo nuovo singolo intitolato Forse dovremmo parlare. Sì. Comincio col chiederti che sapore ha per te questo pezzo? Allora, è un po' un grosso riassunto di quello che a grandi punti potrebbe essere il mio carattere. Quindi diciamo che questa canzone esprime proprio le varie difficoltà che ho sempre avuto nella vita nel dire le cose al momento giusto. L'importanza delle parole al momento giusto è qualcosa di fondamentale. E quindi questa canzone diciamo che è nata proprio perché non riuscivo a dire le cose al momento giusto ad una ragazza e niente, mi sono ritrovato poi a combattere con questa mia debolezza. Ho detto ok, forse è ora che per combatterla serve una canzone. Quindi è nata d'istinto questo racconto. Infatti, mi ha molto colpito l'incipit che dice: vorrei che esistesse un mondo per dire sempre la verità, senza avere peli sulla lingua o paura di chi giudica. Ecco, a volte tutti, io pure, ci siamo trovati in condizioni di ma glielo dico o non glielo dico? Perché un attimo è una barriera, e a volte dirlo non è mai proficuo, tra l'altro, io ho imparato questo, non so te. Però ti chiedo, quanto c'è di autobiografico in questo pezzo? Perché tu puoi raccontare qualcosa che hai vissuto, ma anche un po' romanzarlo in forma canzone. Raccontami un po'. Allora, tutto tranne l'immagine del con la mano, mai fatto segno, ma mai guardato male. Diciamo che quella parte me la sono un po' immaginata, però tutto il resto fa parte di un racconto autobiografico. Perché comunque Ok. era l'inizio appunto Da un di. lato per fortuna, perché hai scritto una bella canzone, dall'altro però non mi sento di dirti per fortuna, perché comunque avrai vissuto anche un momentino non di quelli. No, vabbè, è stato molto facile superarlo attraverso la canzone, perché poi cioè, riesci a liberarti di tutte le cose che normalmente non riusciresti a fare, no? E quindi dici, ok, te lo dico, qualsiasi esso sia il problema, proviamoci. Ok. C'è una frase che secondo te sintetizza e rappresenta al meglio il significato di questa canzone? Ce ne sono tante, eh? Sì, allora, la frase a cui sono più affezionate è: ma il tuo cuore resta muto e non vuole farsi vedere. Dice che ogni volta ci ha rimesso tutto e non ne vuole più sapere. Quella frase lì fa parte proprio di quella sensazione, come dire, tu hai paura di rischiare con una persona proprio perché sai che magari dall'altra parte ci ha già rimesso tutto tante volte, ma sull'aspetto sentimentale, quindi dici, adesso ci manco pure io a farti del male. E quindi quella diciamo che è l'aspetto che più a cui sono più affezionato. Ok. A livello musicale, Sì. invece, pensi di aver raggiunto, o meglio, che questo sound sia quello che più ti si addice a livello proprio vocale di una tua identità? Anche perché c'è un bel tocco internazionale. Sì, allora, a livello vocale assolutamente, perché sono le dinamiche a cui sono più affezionato, cioè sia del registro basso con cui posso raccontare appunto le cose più intime, e poi invece quello più alto dove urli in faccia quello che effettivamente vuoi. Quindi diciamo che le dinamiche aiutano proprio a mettere come se fossero degli evidenziatori sulle parole, ecco, e sulla melodia. E anche a livello di sound soprattutto, perché comunque questi suoni riescono a dipingere al meglio la nostalgia e il sentimento, insomma, con cui è stato scritto, e lo dipingono proprio a pieno, ecco. Certo, dipingono un sentimento che prima o poi che viviamo tutti, magari non nella stessa forma, però sono situazioni di disagio, a volte magari anche ci sentiamo non adatti, no? Viviamo prima o poi tutti, no? In ogni condizione. Quindi ti chiedo una riflessione su questo, perché spesso, soprattutto ultimamente, è difficile immedesimarsi in una canzone, o meglio, io non mi immedesimo in un pezzo trap che parla delle Lamborghini e della cintura di Gucci, per Certo. intenderci, medesimo più paradossalmente in delle sfighe. Quindi ti chiedo un attimino, secondo te, un'analisi su questo, da autore. Allora, guarda, ti dico, secondo me il mondo trap è un linguaggio totalmente più immediato, cioè nel senso che difficilmente tu poi vai a riascoltare un pezzo perché dice Lamborghini o peraltro, magari lo vai a riascoltare perché in quel momento c'è una frase simpatica, ci sono dei suoni, cioè fa Certo. moltissimo l'aspetto sonoro. Vedi il caso da Supreme che
un esperimento sonoro clamoroso, bellissimo, dove appunto il testo la maggior parte delle volte fai fatica anche a capirlo, però il suono vince su tutto. Mentre magari, appunto, secondo me questa è stata il mondo, l'uscita, insomma, del mondo trap è stata una reazione allergica al pop dichiarato, sfacciato, tutte le Certo. cose sentite e risentite, e magari appunto la trap ha detto ok, faccio un sacrificio a livello di contenuti e faccio più intrattenimento a livello sonoro. Quindi diciamo che sono due modi di comunicare, ma hanno la stessa forza sotto alcuni aspetti di punti di vista, insomma, diversi, però comunque hanno quella forza lì di esprimere. Ok. Questo è un pezzo che esce d'estate, in un periodo dell'anno in cui se non parli di cocktail o di feste in riva al mare sei un emarginato. Quindi ti chiedo, questa non sarà un'estate come tutte le altre, tu Esatto. personalmente come te la immagini? Ma credo che sarà una primavera-estate, cioè sarà un misto tra la primavera e l'estate che... cioè la primavera che non abbiamo visto quest'anno per via della quarantena e l'estate che comunque ha un carattere diverso perché metti tutte le emergenze, cioè tutte le varie precauzioni che l'emergenza ci ha obbligato giustamente per cercare di limitare al massimo i danni. Quindi questa cosa sarà una primavera-estate diversa, sicuramente unica. Questa sarà un'estate unica. E in un momento così particolare, quali sensazioni, quali stati d'animo ti piacerebbe riuscire a trasmettere con questa canzone? Ma semplicemente hanno alcune cose in comune, ovvero riuscire a dire, cioè l'estate è fatta molto da relazioni veloci, dette, cioè scoppiate all'ultimo, e quindi magari anche questa canzone può avere la facilità di essere d'aiuto per questo tipo di situazioni, ecco. Quindi diciamo che credo che sia una canzone molto più primaverile che invernale, ecco perché appunto abbiamo scelto il 29 aprile. A filo, fine primavera, insomma, come situazione, proprio per cercare di cogliere al massimo quelle sensazioni che abbiamo. Ok, a proposito di attualità, ti chiedo un pensiero riguardo quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo a causa delle conseguenze della pandemia. Con quale spirito, hai affrontato questi difficili mesi? Allora, lo spirito. All'inizio devo dire che è stato molto difficile cercare di trovare appunto un aspetto positivo in tutta questa storia della pandemia. Però poi alla fine c'è stato un avvicinamento a quello che sono i rapporti con la tua famiglia, o con le persone che hai più vicino. Quindi hai fatto una selezione naturale tra le mille cose che tutti i giorni facciamo freneticamente. Quindi c'è stato un riavvicinamento molto importante a quello che sono le cose che poi dici, ok, mi basta questo per stare bene. Quindi questo credo che sia stato almeno per me l'unico aspetto positivo che dici, ok, a posto, dobbiamo ripartire da questo appena si potrà. Ok. A tal proposito sono stati fatti un sacco di appelli nei confronti di tutta la categoria, dell'intera filiera. Essendo tu sia cantante che autore, ti chiedo un po' come pensi ne potrà uscire l'industria musicale. Ma credo che l'industria musicale in questo momento sia veramente in difficoltà come in moltissimi altri settori e bisogna avere semplicemente pazienza, perché comunque è una cosa più forte di noi, indubbiamente, che non possiamo farci niente né per evitarlo né per riuscire a trovare una soluzione in breve termine. Anche il fatto che magari l'unica cosa che ci può appunto salvare in questo momento è far uscire delle canzoni che possono, insomma, distrarci da questa cosa e dire ok, comunque la musica ci sta facendo compagnia in qualche modo. Quello sicuramente il ruolo della musica si è fatto sentire nella prima fase e si farà sentire in questa fase di ripartenza, senza ombra di dubbio. Esattamente, quindi questo è Sicuramente. l'unico aspetto positivo, come dire ok, noi ci siamo, vi facciamo compagnia al nostro modo. Certo, il live è il modo migliore per stare a contatto con la gente, però comunque è indubbiamente impossibile in questo momento. Assolutamente. E dire però che fino a qualche mese fa nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere. Penso ad esempio a Sanremo, a febbraio eravamo tutti immersi in Bugo che se ne va e nelle tante belle canzoni che abbiamo ascoltato in questo festival. Tra queste belle canzoni c'era anche un pezzo scritto
anche da te, che è come mia madre, proposto in gara da Jordan Angi. Quindi ti chiedo un po', raccontami un po' come hai vissuto questa esperienza d'esordio al festival. Guarda, è stata una settimana molto molto bella e soprattutto strana dal punto di vista degli input che arrivavano dall'esterno, perché comunque credo che appunto per chi fa musica e vuole magari farsi conoscere sotto l'aspetto, sotto il punto di vista autorale ma anche cantautoriale, Sanremo è il palco migliore, la Certo. Champions League della musica, diciamo, in un certo senso. Quindi avere a che fare con quella situazione anche immersi in quella settimana è qualcosa di pazzesco, qualcosa che proprio ti dà dipendenza. Ecco, questa è una situazione che è come dire: ok, l'anno prossimo devo riuscire a trovare una soluzione per scrivere e arrivarci di nuovo, Per ok? tornarci, si sì, crea dipendenza, infatti. Dipendenza. Quindi Ok. è un A aspetto tal molto proposito, positivo, però. Sì. a tal proposito ti chiedo, ti piacerebbe ripetere l'esperienza sotto la veste autorale o perché no provarci mettendoci anche la tua voce e la tua faccia? Ma guarda, in entrambi i casi credo che ci sia la stessa identica soddisfazione. Cioè, sembra una cosa assurda, però è appunto, è la canzone, quello è il Festival della Canzone Italiana, quindi è la canzone che fa la differenza, che se vado io a cantarla a un'altra persona è la stessa cosa, perché comunque è la canzone che rimane scritta poi negli anni. Quindi è molto bello per chi fa questo mestiere proprio per questo, perché in quella settimana hai un punto luce fisso su di te che magari durante l'anno è difficile crearlo e quindi dici ok, è la canzone che vince in ogni caso, perché proprio è la verità dei fatti poi, in ogni situazione, se il pezzo è bello funziona tutto. Certo, no, è molto bello quello che dici. Dovrebbe essere come dici tu, ma in realtà non è completamente come dici tu, perché anche un grande carrozzone è un grande carnevale dove la gente sgomita per apparire anche. Certo, da tutti i giorni, tutte le ore, tutti i modi, in tutti i laghi, appunto. È Ecco, una cosa per tornare. assurda, è una cosa assurda, però Certo. è proprio bello per questo, È insomma. bello che c'è però chi lo vive anche dicendo è la canzone che conta. Dovrebbe essere così, però col tempo si è un po' perso questo, bisogna Esatto. anche. Sì, assolutamente, perché poi comunque è ovvio che dietro a delle grandi occasioni girano grandi numeri, soldi, tutto quello che vuoi, grande visibilità. Quindi, ovviamente, dal punto di vista magari di un autore, di chi magari vive per le canzoni, questo è l'unico aspetto che conta. Come poi penso anche per voi è la stessa cosa, insomma, non è Assolutamente sì. esattamente. No, assolutamente sì, condivido il tuo pensiero, però è giusto sottolineare che è un pensiero non così comunissimo, se no non ci spiegheremo delle partecipazioni di youtuber, e con gli anni diventerà sempre di più, Certo, vedremo anche probabilmente meno certo. artisti, perché comunque saremo la fotografia di un paese. Quindi Bravissimo. se in questo momento la musica che va è anche musica proveniente dal web, inteso non come musicisti, ma come youtuber, influencer, eccetera, eccetera, in gara ci sarà anche una rappresentanza. Esatto, quindi Sempre stato così, in deve essere la passato fotografia. abbiamo avuto cabarettisti, certo. Esattamente, quindi anzi, sai che è stato proprio bello vedere appunto dei giovani indie che comunque sgomitavano per tantissimi anni e poi grazie a Sanremo hanno avuto una visibilità, nel caso dei Pinguini o degli Eugenio, dici proprio ok, che bello, cioè, ti fa sperare, insomma. Poi anche la vittoria di Diodato da cantautore è stata una favola, immagino. Esatto. Ma sai che quando è partito il Non pezzo di accade tutti gli anni, No, non no. accade tutti gli anni, probabilmente accadrà tra 50, però quando accade è bello. Chi Io vince la penso canzone che merita, quando Esatto, io penso accade. quando è partito appunto Diodato con Fai Rumore, tutta l'Italia si è fermata a dire ok, succede. Sono d'accordo con te. E a proposito di progetti futuri, al netto della confusione dovuta al momento così particolare e inedito, ti chiedo cosa dobbiamo aspettarci dalla tua nuova musica e cosa puoi anticiparci a riguardo? Allora, stiamo lavorando su un altro singolo, insomma, che uscirà a inizio settembre-ottobre. Stiamo cominciando a vedere, insomma, le varie situazioni. Quindi poi, comunque, come abbiamo detto prima, le canzoni poi decidono quando uscire, come uscire,
In base alla loro forza, chi è più forte tra di loro prende il posto, insomma, esce fuori. Quindi diciamo che le canzoni ci sono, stiamo solo cercando di capire quali potrebbero essere poi i modi più belli per farlo uscire. Parallelamente continuerà anche il tuo percorso d'autore per altri artisti, perché oltre che per Giordano è stato anche Assolutamente. per Giulia Molino, Per Francesco, Bertoli, Michelangelo. Bertoli. Sì, abbiamo sempre, cioè qui a Isola abbiamo la fortuna di avere sempre dei ragazzi super fighi dal punto di vista musicale, che appunto hai la possibilità di crescere e di condividere quello che è fondamentalmente la passione della scrittura, della musica e crescere insieme. Quindi prendi da ogni artista che passa e dici ok, abbiamo condiviso questa fase della scrittura, è molto bello. Sono molto fortunato da questo punto di vista, ecco, perché comunque hai sempre la possibilità di rigenerarti. Ok, sei riuscito a scrivere durante il lockdown, o meglio, rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo, hai scritto di più o di meno? Ma guarda, abbiamo lavorato molto sulle cose già iniziate o comunque in comune con altri ragazzi, ma di mio zero. Perché da solo proprio dici, ok, adesso mi metto e racconto questa cosa. È stato molto difficile. Da un punto di vista Certo, perché proprio ci sono di tipi di libertà. scrittura che magari vanno metabolizzate, certo, magari tu hai più bisogno di metabolizzare qualcosa piuttosto che raccontarlo in diretta, tipo telecronaca, no? Anche perché abbiamo vissuto un periodo estremamente negativo a livello di input esterni, no? Quindi comunque andare a raccontare una cosa già di suo è negativo, sarebbe stato praticamente inutile, ma Certo. tra qualche mese riusciamo anche tutti noi a prendere quel buono che c'era, che non abbiamo visto in quel momento, e trascriverlo poi. Chiaro. Negativo ma anche confuso, frammentato, perché sono arrivati vari input, come dicevi tu, Ma varie notizie anche diverse tra loro. esattamente, esattamente. Ok, perfetto. Per concludere, Manuel, ti chiedo, a questo punto, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, a chi si rivolge oggi la tua musica e a chi ti piacerebbe arrivare in futuro? Guarda, allora, si rivolge praticamente a delle persone, non dico che, cioè, se dovessi immaginarmi appunto chi si mette in cuffia le mie canzoni, dico ok, delle persone che fondamentalmente hanno a che fare tutti i giorni con delle emozioni positive o negative, che magari si ritrovano in qualche immagine, come abbiamo detto prima, del pezzo, e quella cosa dice ok, mi fa sentire meno solo. Quindi semplicemente quando le persone dicono cacchio, mi ci rivedo, è per me una vittoria totale. Certo. Totale. Ed è perché quelle persone sono aperte anche a lasciarsi andare, perché a volte alcuni cercano di schivare anche i momenti negativi, no? Esatto. Invece vanno vissuti anche quelli, fanno parte della nostra vita. Perché quelle sono le cose più importanti poi che ci segnano. Quindi dico a chi si rivolgerà? Spero insomma di avere la lucidità sempre di avere questa freddezza nello scegliere le persone a cui poi cantare le canzoni, ecco. Ok, e ringrazio Manuel Finotti per essere stato con noi. Ricordo Grazie. il titolo del tuo ultimo singolo che forse dovremmo parlare. Ti auguro buona estate e anche se in giro ce ne sarà un pochino di meno per ovvi motivi, soprattutto buona musica. Grazie mille, Nico. Ciao Grazie. Manuel, grazie a te, alla prossima.